Salvatore Cano. Perché ridi? Ancora devo fare la domanda, già ridi. Ma la faccio, ti prende a sorpresa, capito? Sì. Cosa ne pensi delle donne? So che tu sei un ottimo... Donna Iula. Non donna Iula. Commentatore. Nea. Io penso bene. Senza il film non c'era nulla che facesse. Non ci stessimo nemmeno. Se vedessimo anche esiste. Il film rappresenta qualcosa di eccezionale. Cioè, non ci potevo immaginare senza una mamma, che è bene. Saprò come la nata. Insomma, figura, ma per l'uomo specialmente la figura femminile è un massimo, rappresenta come c'è una condanna verso la mamma e poi verso la donna, la fidanzata, la moglie. Però? Però purtroppo negli ultimi anni sono ragazzi... Si è cambiata la scena. Ci sono proprio problemi. Che ne pensi delle donne che lavorano? Fino a quando... Che hanno il potere? Fino a quando... Il fatto era come prima, cioè per gli uomini era tutto più facile. Prima esistevano gli uomini, non esistevano. Cioè. E dove sono andati? E sono voi, hanno fatto scomparire, è una via di estinzione, come si dice? Ah, è una razza in via di estinzione. Sta scomparendo. E perché tu per esempio prima un uomo era facile per lui vivere. Il serò. Ma cantava Renato Zero vivere. Ah. Disse no, c'era l'uomo e la donna, cioè quello che faceva la donna aveva un ruolo importantissimo. Beh, mo questo ruolo non ce l'ha più la donna. Che si dice, sono cambiato un po' i ruoli, le posizioni. Non mi fai capire, me la devi spiegare, sì, insomma, c'è gli c'è amici c'è a casa devono capire quello che vuoi dire. Io mi ha braccio poi visto, che non c'è più parola. Ma io perciò l'ho fatto, perché così, insomma, viene meglio. Oggi siamo invasi dalla televisione, cose, insomma... Cioè l'uomo è scomparso, perché l'uomo non può dire più i suoi gomma, appena dice l'uomo l'altro vuole. Appena l'uomo si presenta perché dice ma qua non c'è capito, sai che l'ho fatto, non c'è capito un giocatore. Facciamolo. Non può fare più, non è che se ci manda di ragazzi, se non è che cucinate. Cioè, già sai che l'ha fatto. È un po', diciamo che riflette un po' come una certa persona che lavora con noi, cioè quello che il Nanni e poi continui tu. Non fa la stessa cosa. Ma visto forse funziona. No, non mi hai capito. Tu gli dici una cosa, tu come. Ah, sì, sì. Sì, per esempio tu mi hai dato di ragazzi, dicevo, sì, ma io cucinate. Cioè, ma mi piace, che se già sai che dai ci fa. Cioè, ma questa sera sto stanco, io avrei. Dicevo, ma tu sai, oggi c'è avuto una giornata brutta. Là, allora tu stai zitto, non lo dici proprio la giornata. No, certo, non dici più niente, perché quella è data a terra, che dice, ci fa pure i zessi che la di piatto, i zessi che la... Bambini, cosa, allora c'ho... Invece prima l'uomo era più fatto, andava al lavoro, l'uomo tornava a casa, insomma, dice, c'è una pronta, marito mio, l'uomo, insomma, che la di breve, che si cosa pure in mamma nostra. E già batte fuori la porta. E già batte, poi invece oggi le vedi scappare, le vedendo spruccando, a 70, ma...